Ciao a tutti e bentornati in un nuovo What I Eat in a Day, cosa mangio in un giorno. Anche oggi vi faccio vedere tante ricettine che sono sicura vi piaceranno tantissimo, quindi iniziate a segnarvi tutte le ricette. Partiamo dalla colazione. Oggi ho deciso di preparare queste crepe integrali con marmellata. La ricetta delle crepe che utilizzo io è sempre la stessa. L'unica variazione che ho fatto è stata la farina integrale, quindi in questa ricetta voi potete utilizzare la farina che preferite. Io utilizzo due uova, 125 g di farina integrale, 250 ml di latte, potete anche utilizzare il latte di soia, un pizzico di sale e un po' di burro. Prendo una padella antiaderente e inizio a creare le mie crepe. Queste crepe possono essere anche utilizzate per essere farcite con prosciutto, per esempio, quindi anche in una versione salata sono perfette. Le farcisco con marmellata di ciliegie, potete anche metterci la Nutella o qualche altra tipologia di marmellata, insomma, come più preferite. E questa è stata la mia colazione di oggi. Invece ho preparato una lasagna di verdure molto leggera. Prima di tutto ho cotto le verdure, in questo caso peperoni, zucchine e carote. Avevo queste in casa, quindi se avete da consumare delle verdure è ottima questa ricetta. Una volta cotte ho preso del brodo vegetale, l'ho riscaldato e ho messo nella teglia un po' di brodo, poi ci ho messo la pasta, quindi la lasagna, e ho farcito con le verdure, mozzarella, un po' di parmigiano, quello che preferite. Se volete potete anche utilizzare invece del brodo la besciamella. Ho infornato per circa 30 minuti a 180 gradi e la mia lasagna alle verdure è pronta per essere mangiata. Come snack vi do questa delizia, ragazze, sono buonissime, sono delle tarte con avena e banana, semplicissime da fare perché vi basta una banana matura, 110 g di fiocchi di avena, un po' di miele che si può sostituire con lo sciroppo di agave, un pizzico di sale, mescolate gli ingredienti insieme, poi prendete delle formine da muffin, anche i pirottini quelli in alluminio vanno benissimo, ci mettete un po' di burro, di olio, comunque per farli staccare, io utilizzo lo staccante spray e con le mani andiamo a creare questi cestini. 160 gradi per circa 20 minuti, li lasciamo raffreddare, una volta raffreddati potete staccarli tranquillamente. Io li farcisco con uno yogurt al cocco. Se trovate questo yogurt nel vostro supermercato di fiducia, prendetelo perché è uno yogurt buonissimo, è meno acido rispetto agli altri yogurt e quindi è ottimo per farcire dei dolci. E ci metto una base di marmellata di ciliegie, questo yogurt al cocco e farcisco con una ciliegia ovviamente denocciolata. E questo è stato uno snack che può essere anche un dessert per una cena, un pranzo, quello che volete. Cena invece ho preparato dei pancakes però salati. Era la prima volta che provavo i pancakes salati e devo dire che sono davvero molto molto buoni. Come prima cosa preparatevi 100 g di patate lesse, io le taglio a pezzettini, le metto all'interno di un contenitore con dell'acqua e le metto qualche minuto in microonde per velocizzare questo processo. Poi 4 pomodorini del basilico a foglie lavate e asciugate e iniziamo appunto a tagliare prima i pomodorini e a tritare finemente il basilico. Quando le patate saranno completamente cotte, togliete l'acqua e all'interno di un contenitore metteteci due uova con un po' di sale e le patate che ovviamente saranno ben cotte, scolate, le dovete schiacciare, ci mettete un filo d'olio, un po' di sale, pepe e le andiamo ad aggiungere all'interno del nostro uovo. Ovviamente devono essere fredde. Mescolate bene il tutto, aggiungete anche i pomodorini, il basilico e se volete anche un cucchiaino di lievito per dolci, così si gonfieranno e diventeranno belli alti. E adesso si cuociono come i normali pancakes in padella antiaderente, se volete mettete anche un po' di burro se per caso nella vostra padella si attaccano, e quando iniziano a fare delle bollicine potete girare e cuocere dall'altra parte. Vi
consiglio di mangiare questi pancakes con un po' di prosciutto crudo, sono davvero ottimi. Se volete potete anche metterci un po' di Philadelphia. Ragazze, questo è stato il mio What I Eat in a Day, spero tanto che questo video vi sia piaciuto e che vi siano piaciute anche queste ricette. Io vi mando un bacione, aspetto i vostri commenti e ci vediamo presto in un prossimo video. Ciao!